passati in zona gialla la situazione ha migliorato almeno final finalmente la gente può sedersi può fare colazione seduta prendere il suo cappuccino seduto perché un bar è fatto per eh, chiacchierare come è stato questo cambio vediamo anche in questo momento c'è tanta gente qua al tuo bar soprattutto per quanto riguarda comunque gli aperitivi nei weekend fasce di età anche magari più giovani abbiamo fatto un bel lavoro sia in questo locale che in quello di Morsola si distinguono con eh, due fasce diverse a Morsola abbiamo più ragazzi e qui c'è più gente grande però abbiamo fatto un bel lavoro finalmente e poi però quando arrivano le 18 il tasto è un po' dolente di questa situazione sì purtroppo le 18 eh, bisogna chiudere nel più bello quanto la gente, si eh, quanto la gente è nel pieno del divertimento però meglio di niente, meglio che nella zona arancione, eh, cerchiamo di sfruttare il più possibile modificando gli eventi, facendoli partire prima. La gente si adatta molto ormai. Al momento abbiamo lanciato aperitivi normali eh, per il nuovo locale, specialmente incentivando qui Montecchio che partiva. Eh, abbiamo fatto aperitivi dedicati con, eh, eh, dando robe naturali, robe di, del nostro territorio, chilometri zero, vino di casa e abbiamo incentivato molto più questo locale. Beh, fortunatamente stare in zona gialla è una bella boccata d'aria, speriamo di rimanere appunto gialli e dispiace un po' dover mandare via le persone alle 18, ma i ragazzi ci capiscono, ci vogliono bene e ci vengono incontro. Quindi mi stai dicendo che i clienti stanno ritornando? Alla grande, anzi eh, c'è molta voglia di, di normalità e ci tocca rinunciare a prendere parecchie pre prenotazioni perché comunque l'aperitivo è un momento importante della giornata per i ragazzi, soprattutto nei weekend. Le 18 sono l'orario classico dell'aperitivo, in questo momento viene anticipato già da che ora più o meno? Devo essere sincero? Dalle 11 del mattino si comincia perché si fa quello prima di pranzo e poi dopo pranzo alle 15 quindi un bel aperitivo lungo.